I mercati azionari globali hanno registrato un buon inizio di 2018, soprattutto se considerati in valuta locale, in particolare sostenuti da uno scenario macro che è ancora di supporto, ma anche dei fondamentali che mostrano un ulteriore miglioramento. In particolare il migliore, soprattutto tra i mercati azionari sviluppati, è stato sempre il mercato americano, che ha continuato a toccare nuovi massimi. Anch'esso il meglio era dato in valuta locale, se consideriamo poi il deprezzamento del dollaro rispetto all'euro, per un investitore europeo i risultati sono stati leggermente peggiori. Quello che ha guidato il mercato è stato soprattutto una revisione a rialzo abbastanza rilevante per gli utili del 2018, impattati dalle stime, dalla revisione alle stime dopo, in seguito alla riforma fiscale entrata in vigore a dicembre. I settori che hanno continuato a guidare il mercato sono stati Information Technology, Financials e Energy, sostanzialmente gli stessi che hanno contribuito al buon andamento sia in termini di utili che di prezzo nel 2017. La reporting season è ancora in fase embrionale, diciamo hanno riportato circa il 30% delle società, però soprattutto in questi tre settori l'80% circa ha battuto le stime degli analisti, mostrando comunque un vigore importante che dà supporto al mercato. Nei restanti mercati sviluppati, il Giappone è un altro che ha mostrato un trend di revisione al rialzo degli utili continuo, anche se poi ha portato risultati in termini di rendimento un pochino peggiori rispetto agli Stati Uniti. Il terzo mercato rilevante anche nei portafogli è l'Europa, che invece mostra una leggera perdita di smalto, dovuta soprattutto al fatto che probabilmente gli analisti si aspettano guidance nel corso della reporting season del Q4 un pochino più negative, soprattutto tenendo conto dell'effetto di apprezzamento dell'euro. Lo scenario sottostante è comunque positivo, ci aspettiamo che sia uno dei mercati migliori nel corso del 2018. La verità è che i veri top performer nei mercati azionari globali sono stati i mercati emergenti più che quelli sviluppati. Dopo un 2017 ottimo, dovuto soprattutto alla ripresa del ciclo degli utili, con crescita utili intorno al 40% in valuta locale, anche il 2018 si ripropone come un anno molto interessante, iniziato decisamente bene grazie all'apporto delle banche cinesi, ma anche dei settori, dei paesi più esposti al rialzo dei prezzi delle commodities, in particolare Brasile e Russia. Noi continuiamo a preferire il mercato asiatico, che tratta valutazioni decisamente ragionevoli e attraenti in termini assoluti, ma soprattutto in termini relativi rispetto ai principali indici dei mercati sviluppati. E quindi una parte sempre più rilevante dei nostri portafogli che pensiamo di mantenere nel corso del 2018.